Nonostante le predicazioni di mamme devote che ci ammonivano a giocare coi fanti e lasciar stare i santi, alimentando tra l'altro il gioco d'azzardo, da ragazzini avevamo eletto protettore delle coppiette Sant'Andrea delle Fratte, anche se non si aveva una chiara visione di cosa effettivamente si facesse dietro alle fratte, e ignorando in periferia che esistesse una chiesa con questo nome. Eppure esiste, e deve il suo nome al fatto che l'area in cui sorgeva fin dal X secolo una chiesa dedicata a Sant'Andrea era al tempo estrema periferia, scarsamente abitata, coperta da vegetazione spontanea, da orti e vigne. Da qui l'appellativo De Fractis e il nome della strada che la fiancheggia ad Capita Domorum, ai limiti delle case, via Capo le Case. La chiesa, affidata a monache agostiniane e in seguito alla nazione scozzese, dopo lo scisma di Enrico VIII è abbandonata e viene affidata ai padri minimi di Francesco da Paola da Sisto V, Felice Peretti, nel 1585. Ma versando in condizioni pietose, si decide di ricostruirla nel 1604 con l'appoggio di Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, e i soldi del marchese Ottavio del Bufalo, romano che abita proprio lì, la cui famiglia di origine pistoiese, proprietaria di una tenuta tra le vie Salaria e Nomentana, darà il nome a una zona di Roma, la Bufalotta. I lavori vengono affidati al modenese Gaspare Guerra, che realizza mezza facciata, in quanto nel 1612 il marchese muore e, nonostante un lascito testamentario, i finanziamenti non arrivano o arrivano a singhiozzo. Dovremo aspettare il 1826 per vedere la facciata completata da Pasquale Belli, architetto romano neoclassico, finanziatore il cardinal Ercole Consalvi, romano di nascita, morto 2 anni prima. Il risultato finale è abbastanza anonimo, da risultare quasi invisibile al passante, che inevitabilmente si perderà uno dei più bei campanili di Roma, realizzato dal Borromini, che nel 1653 riprende i lavori, committente un nipote del marchese, Paolo del Bufalo. Il colpo d'occhio a cui credo il Borromini abbia pensato sia scendendo dal Colle Pinciano, e l'impressione è come un omaggio alla Roma antica, con quell'accostamento tra il bianco del campanile e l'ocra scuro dei mattoni, un déjà vu che si può cogliere qua e là vagando tra i resti romani, rimarcato dalle colonnine che reggono il terminale del campanile. Richiama Giano Bifronte, e poco cambia se rappresentano un giovane e un anziano o un uomo e una fanciulla. Sopra, le erme alate care al Borromini, che reggono l'architrave nel suo consueto stile ritmato da linee concave e convesse, con torce accese che termina con le volute che avvolgono lo stemma dei Del Bufalo e il simbolo della croce di Sant'Andrea, e sostengono una corona sormontata dalla croce. L'alto tamburo, che ricopre esternamente la cupola, rimarrà così, senza lanternino. Non si sa bene se per mancanza di quattrini o per la morte dell'architetto avvenuta nel 1667. Quasi di fronte, nella casa dove abitò, l'eterno rivale Bernini sta ad osservare. All'interno la chiesa si presenta a croce latina, in un'unica navata, con 8 cappelle laterali e un breve transetto che ospita altre 2 cappelle, ricca e sontuosa, lontana, molto lontana dalla poetica borrominiana. Difatti, i lavori dell'interno sono stati portati avanti dopo la morte del Borromini da Mattia De Rossi, romano, allievo del Bernini, e in seguito da Luigi Vanvitelli, nato Vanvitel, a Napoli, ma di origine olandese, e da Filippo Barigioni, romano in pieno Settecento. Entrando sulla parete destra della controfacciata, un sepolcro monumentale di notevole effetto dedicato a Donna Livia Grillo, che nonostante sia duchessa di Tursi, in provincia di Matera, è genovese, come il marito Giovanni Andrea Doria. Morta nel 1746, è seguita a ruota dalla figlia Maria Teresa, che muore nel 1750, sicché il marito, marchese Lazzaro Doria, muta l'iscrizione e lo fa ampliare. Scultore Francesco Queirolo, genovese, che lo termina nel 1752, firmandolo.
Grillo e Doria, due nomi tuttora presenti nella vita della città di Genova. La prima cappella a destra, adibita a battistero, ha un fonte collocato nel 1674, sovrastato da un tempietto in legno, i cui pannelli furono dipinti da Guillaume de Courtois, per i romani Guglielmo Cortesi, detto il Borgognone. La tela dell'altare, un battesimo del Cristo, è del romano Ludovico Gimignani del 1683, figlio d'arte, appartenente alla cerchia del Bernini, qui forse non al suo meglio. Le tele laterali attribuite a Marcantonio Bellavia, pittore palermitano, e a Domenico Iacovacci, allievi forse del Cortona, rappresentano due sante martiri siciliane. A destra, Sant'Agata da Catania, emblemi, pinze e sini, e Santa Lucia, occhi incautamente messi in mano a un bimbetto. Sempre del Gimignani, il San Michele Arcangelo, protettore dell'ordine, a cui è dedicata la seconda cappella, anche se originariamente vi erano onorati San Carlo Borromeo e Santa Francesca Romana, come testimoniato dalla presenza delle tele laterali di Francesco Cozza, calabrese, allievo del Domenichino. Qua e là, memorie sepolcrali ottocentesche di pie donne, matematici e archeologi. La terza cappella, dedicata a San Francesco di Sales, che vediamo insieme a San Francesco di Paola e alla beata Giovanna di Valois, che dal 1950 è stata promossa santa, in una tela settecentesca di Marcantonio Romoli, viene affidata al cardinale Pierluigi Carafa Junior, che ci costruisce la sua tomba, opera del romano Pietro Bracci, 1759 circa, su disegno del senese Paolo Posi. A destra il bel monumento funebre di una giovane sedicenne, del 1858, opera di una scultrice statunitense, Harriet Hosmer, primo americano a collocare un monumento dentro una chiesa cattolica a Roma. Quarta cappella, dal 1786, anno della proclamazione a beati da parte di Pio VI, è dedicata appunto ai beati Gaspare De Bono e Nicola Saggio, raffigurati nella tela insieme alla Vergine, opera del 1792 del romano Francesco Cades, pittore e disegnatore di un certo talento, che morto nel 1799 qui si farà seppellire. Ai lati due tele settecentesche su Santa Rosalia di Apollonio Nasini e Orsola Noletti, allieva del padre di Apollonio Nicolò. A seguire, nel piccolo corridoio che introduce al chiostro, troviamo la tela che originariamente stava nella seconda cappella con San Carlo Borromeo e Santa Francesca Romana che intercedono per la cessazione della peste, si suppone quella del 1656, firmata da Francesco Cozza. A lato una lastra sepolcrale dalla cui faticosa e ponderosa iscrizione mi pare di aver capito che un principe del Marocco, dopo molte vicissitudini, approda a Roma, si converte prendendo il nome di Lorenzo, che poi era il nome di Clemente XII, e qui viene sepolto nel 1739, aspettando il giorno della resurrezione. Amen. Prendiamoci una boccata d'aria fresca ed entriamo nel chiostro. Iniziato sul disegno del Guerra, tra fine 500 e inizio 600, terminerà circa 140 anni dopo, senza evidenti segni di discontinuità. Severo nella costruzione di impianto cinquecentesco, è a pianta rettangolare e presenta 32 arcate che si appoggiano su semplici colonne di travertino in stile dorico. All'interno, nelle lunette delle arcate, affreschi sulla vita di San Francesco da Paola, con note in basso che esplicitano la scena rappresentata e talvolta con lo stemma della famiglia che finanziava l'opera. Gli autori, oltre Francesco Cozza, potrebbero essere Francesco Gherardi e Andrea Pasquale Marini. Se siete fortunati, potrete ascoltare nel silenzioso chiostro, tra gli alberi di aranci e limoni, qualche nota musicale, in quanto da poco si è insediata una nuova sede del Conservatorio di Santa Cecilia.
Un saluto da Vid Lab e alla prossima per la seconda parte.